Voi siete della scuola elementare di San Pietro e ci parlate di Santa Maria del Quadruviale. Buongiorno e benvenuti alla chiesa di Santa Maria del Quadruviale. La data della fondazione della chiesa non è certa. Vengono riportate le date 1283 e 1383, ma la seconda sembra più certa. La chiesa si chiama così perché è dedicata alla Madonna e perché sorge su un incrocio di quattro vie e fu fondata da alcuni confraterni che si distaccarono dalla chiesa di Santa Maria a Toro dell'Annunziata per fondare il Quadruviale. La chiesa è strutturata in due livelli. A pian terreno ci sono delle stanzette che facevano da ospizio ospedale ancora visibili e una piccola cucina. Le stanzette ospizio ospedale aiutavano i malati di San Pietro e ospitavano i pellegrini che si dirigevano verso la costiera amalfitana. E lo scopo di questa chiesa era di aiutare le giovinette povere del paese a sposarsi, gli davano un modesto corredo e una piccola dote. Al pian terreno si trova anche la chiesa grande, che non si può visitare perché è stata molto danneggiata dagli agenti atmosferici. E in questa chiesa c'era un quadro molto prezioso, cioè il trittico, che adesso fortunatamente è custodito nella chiesa di San Pietro. Voi siete della scuola elementare di Dupino e ci parlate di questa bella chiesa di San Nicola. Prima dell'anno 1000, nella frazione di Dupino fu costruita una piccola chiesa, che poi nel 1546 venne completamente restaurata. Nel 1707 venne abbattuta e costruita l'attuale chiesa dedicata a San Nicola, che già in vita ha fatto tanti miracoli. San Nicola nacque a Pasara di Liscia, da una famiglia benestante. I due genitori morirono a causa della peste e donò il patrimonio ai bambini bisognosi. Poi fu sacerdote di Mira, divenne vescovo e infine morì a Mira. Le sue spoglie si possono trovare ora nella chiesa di Bari. Quando Mira cadde in mano musulmana, Bari e Venezia entrarono in competizione per il trafugamento delle spoglie di San Nicola. Con 62 marinai e 3 navi, Bari partì per Mira, dove prese le spoglie di San Nicola e costruì una cripta. In seguito fu costruita una nuova chiesa, che fu consacrata da Papa Urbano II, che dichiarò festivi il 6 dicembre e il 9 maggio. I veneziani non si rassegnavano all'incursione dei baresi e così andarono a trafugare anche loro le ultime spoglie rimaste e le misero nella chiesa di San Nicolò del Lido, che diventò il protettore dei marinai.